Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Ringrazio per la fiducia, ma non ho ancora deciso niente. Nei prossimi giorni dovrò incontrare Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e poi vedremo. Credo che Roma meriti il massimo rispetto e il massimo amore. Sono le parole della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, proposta da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma. Proposta che la Dalla Chiesa nel pomeriggio di mercoledì ha poi ufficialmente rifiutato. Ma candidare l'ex conduttrice di Forum sarebbe stata una buona scelta? La nostra Elena Gaviglio lo ha chiesto a tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Casteggio. Le sembra una buona scelta? Mi è simpatica, non mi sembra, cioè non conosco bene il partito, la conduttrice è simpatica, potrebbe anche andare bene, perché no? Non mi sento che esprimere un giudizio perché non, cioè, più di tanto non la conosco, bisognerebbe provarla, proviamo che provi Roma, se poi va bene, perché no? Magari è meglio di tanti altri che sono in politica da parecchi anni. Qualcuno fa notare che un sindaco andrebbe scelto in base alle sue capacità di amministrare una città. Pensa che la Dalla Chiesa abbia avuto modo di mostrare in qualche modo questa capacità? Beh, come conduttrice è valida, è in gamba, e come amministratore appunto non saprei dire. Non ho pregiudizi e non ho nulla pro e non ho nulla contro. Probabilmente non è preparato per fare il sindaco prima. Se poi Giorgia Meloni richiede che sia in grado, io stimo molto Giorgia Meloni come persona. Come mai pensa che non sia preparata? Io non ho mai fatto il sindaco, non ho mai fatto il politico, non ho mai fatto. Certo che non sarà sicuramente, non sarebbe sicuramente peggio di quelle che ci sono state. Infatti, come diceva, non è la prima volta che personaggi dello spettacolo si prestano alla politica. Ricordiamo Mara Carfagna, Eva Zanicchi. Indipendentemente da che personaggio dello spettacolo, cioè indipendentemente, perché poi lo spettacolo ce l'abbiamo benissimo anche a Montecitorio. Per me sì, è una scelta giusta, la candidata, quella lì. Non è la prima volta che personaggi dello spettacolo si presentano alla politica. Ricordiamo Mara Carfagna, Eva Zanicchi, Cicciolina, Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi, Paone, Barbareschi, addirittura Flavia Vento. Quale tra questi, secondo lei, è riuscita a imporsi come politico piuttosto che come personaggio televisivo? E Cecchi Paone. Per me Cecchi Paone va bene. Come mai? Un personaggio che mi piace, al di là del suo essere, diciamo, però è un personaggio che mi piace.